insomma dei mattoni non vincolati italiani supera quella tedeschi e francesi pubblici. Quindi va fatta questa roba, per farla nella credibilità dei mercati non si fa con CDP, però lo sappiamo che è così, si fa con un veicolo di mercato affidandolo con procedure che devono essere precise, la lezione di CIP 1, CIP 2, CIP 3, tante cose conglobate, ma si può fare e allora possiamo metterci nel conto economico a fare quello che diceva Tito, cioè a dire agli italiani, cioè il loro consenso però, che per i molti punti di PIL di spesa almeno, siccome sarà lunga e difficile, da retrocedere il mio tasso sul lavoro e impresa, bisogna dichiararlo prima, essere responsabile del tempo, andare a casa se non si riesce, non prendersela con gli alleati sbagliati dicendo colpa di Casini e Fini, come ha fatto chi per 18 anni ha preso il vostro voto e ha fatto il contrario, e dopodiché, a quel punto, senza il consenso degli italiani, non si vince la forte resistenza che c'è quando tu fai tagli veri, perché quando ti dice Giovannini, cioè, ci sono persone dietro, è vero, abbiamo bisogno di buttare persone pubbliche per stare, no, ma io vi dico, nelle forniture che non sono centralizzate per Consip, lì la resistenza è mica solo della cassa della pubblica amministrazione di ogni centro di costo che ovviamente fa clientela, e ci sono migliaia di imprese italiane che con quelle finte aree, gas, prezzi e tariffe vanno avanti, ma per arrivare a fare queste due cose, cioè abbattere il debito con il patrimonio pubblico e retrocedere ogni singolo taglio di spesa con molti di punti di PIL in meno tasse, o lo spieghi agli italiani e però metti la tua testa sotto la mannaia che vai a casa se non fai tutti questi passi con la giusta serietà per anni e anni, devi metterti con la testa sotto la mannaia.